vedo, ma dovrei essere in onda. In realtà non mi sto vedendo nel monitor, però dalla regia mi dicono che sono in onda. E se è vero che sono in onda, chiedo alla regia di essere anche a vista nel monitor. E do il benvenuto naturalmente alla nostra ospite Maria Teresa Storino. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, grazie. Oggi abbiamo un sacco di cose importanti di cui parlare, perché siamo alla vigilia di questo Open Day del Conservatorio Rossini. Maria Teresa Storino è qui con noi come referente per la comunicazione per il Conservatorio Rossini e anche comunque docente di storia della musica presso il Conservatorio. Ma abbiamo fatto una scelta, abbiamo scelto di parlare solo dell'Open Day, perché sennò saremmo andati per altre strade e rischiavamo di perderci nella passione della musica che io da ascoltatore ho e che tu naturalmente da invece professionista e divulgatrice hai e proponi. Rischiavamo di non parlare dell'Open Day, invece no, è dell'Open Day sì, che dobbiamo parlare. Sì, assolutamente, siamo qui per questa ragione, io sono qui per parlare dell'Open Day. Allora, l'Open Day di una scuola, per chiarirci e per chiarire a casa, è un giorno, è un po' di anni che è stato istituito, è un giorno nel quale gli istituti aprono, appunto di cui il nome Open Day, aprono le porte per far vedere come si vive all'interno di questa realtà scolastica e per invogliare gli studenti a iscriversi a quella o a quell'altra realtà. E ricordiamo che ci rivolgiamo a un pubblico di ragazzini di 14 anni, che si iscrivono di solito per quanto riguarda il percorso delle superiori e gli open day delle superiori sì. normali, ma non solo. No. In questo caso c'è un problema a far entrare il sì. pubblico dentro le strutture e ognuno si è organizzato a modo suo. Il modo in cui si è organizzato il conservatorio è da raccontare. Sì, assolutamente. Intanto il conservatorio si rivolge a un pubblico di studenti formazione universitaria, perché è il corrispettivo per quanto riguarda la formazione appunto dell'università in campo musicale. Ha poi, oltre i corsi accademici, anche tutta una serie di corsi propedeutici che sono rivolti poi dal punto di vista dell'età, all'età che tu hai citato precedentemente. Come hai detto, tradizionalmente l'Open Day è un momento in cui le porte dell'istituzione si aprono per accogliere i futuri studenti al proprio interno, cioè in modo che possano proprio vedere gli spazi, vedere l'offerta formativa attraverso delle lezioni che vengono poi programmate per quel giorno. Però era evidente che nella situazione attuale certo. l'Open Day in questa forma non si sarebbe potuto realizzare. La soluzione alternativa sarebbe stata un'intera giornata online. Però, insomma, per il Conservatorio Rossini si trattava di un ripiego che non avrebbe poi assolutamente mantenuto fede a quello che è lo spirito dell'Open Day, ma anche alla musica. Perché è necessario questo contatto dal vivo con la musica. Da qui l'idea di questo progetto complesso dal certo, punto di vista molto. Organizzativo, di essere contemporaneamente in sede, quindi nel rispetto del protocollo anti-Covid, e in presenza con musica dal vivo. Forse credo che si possa introdurre bene quello che sarà l'Open Day con lo spot. Sì. Sì, perché è stato d'accordo? Realizzato, fa capire, per cui allora vediamo questo spot di descrizione e di divulgazione dell'Open Day di sabato 22 e poi torniamo a commentarlo e a parlarne. Silenzio nelle strade. L'audio non lo sentiamo da qui, ma c'è. Poltrone vuote nelle sale da concerto. Mal Rossini. La musica non si è mai fermata. Sabato 22 maggio 2021, il Conservatorio Rossini porta la sua musica per le vie della città. Open Day del Conservatorio Rossini. 100 studenti coinvolti, 30 concerti in streaming, 4 location con musica dal vivo, 2 punti informativi in presenza, 2 incontri informativi online, un maxi schermo in Piazza del Popolo, un'orchestra sinfonica. La musica è la tua passione? Vieni a trovarci e scopri il tuo futuro. Informazioni su www.conservatoriorossini.it.
Ecco, questo è quello su cui parleremo. Posso dire due cose in apertura? Allora, la prima è questa: io ho un rapporto di amicizia, posso dirlo e posso vantarmene con direttore Fabio Masini, e ci vedo molto la sua firma in questa impostazione. Devo dire la verità, magari mi sbaglio, magari potevo anche uscire da altre situazioni, però qui ci vedo un po' il suo essere uomo di spettacolo, il suo essere attento così a tutto quello che ha a che fare l'interazione con la città. La seconda cosa però è facile per voi, cioè avete la musica da proporre, cioè l'open day di ragioneria, cosa fa vedere il libro mastro, voglio dire, avete vita facile, perché chiaramente l'open day di giurisprudenza cosa fa? Porta per le strade l'arringa difensiva, non si può fare, e invece voi avete un vantaggio notevole, avete la musica che è il risultato, ma è il tema della vostra struttura, per cui insomma siete avvantaggiati, diciamocelo. Sì, sicuramente siamo avvantaggiati. Siamo avvantaggiati anche da un altro punto di vista. La musica è una passione. E di fatto, insomma, all'esterno si pensa sempre che sia una passione, non sia un lavoro, per cui tutto quello che facciamo lo facciamo per passione, poi dopo forse abbiamo anche un altro lavoro. Invece assolutamente no, ed è una grande fortuna poter conciliare la passione per la musica e farla divenire un lavoro, e questo è importante. E l'idea, sì, di uscire all'esterno porta la firma del direttore, porta la firma di chi condivide poi ovviamente questa medesima linea, pertanto condivisibile appunto poi per una ragione, perché il conservatorio è un istituto di formazione, però nella formazione rientra anche la produzione artistica. Ed è su questo aspetto che si vuole puntare nel mostrare alla comunità che cosa è un conservatorio, come trascorrono sì le giornate degli studenti e dei docenti, che uno può immaginare nello stesso modo insomma che in qualsiasi altro contesto universitario, però poi qual è il prodotto finale? L'Open Day sarà questa occasione per mostrare il risultato, tra l'altro, di anni di lavoro, perché dobbiamo pensare quanto insomma è lungo il percorso di formazione del musicista. E questo sarà possibile poi non solo per i futuri studenti, perché appunto in un Open Day tradizionale entrano in conservatorio gli studenti interessati ad iscriversi. Invece l'idea di essere presenti nella città mostra alla città che cosa si fa all'interno di una struttura che è assolutamente insomma centrale nella città di Pesaro. Ed ha anche un'altra opportunità, perché ci saranno appunto, come abbiamo visto nello spot, quattro punti della città in cui si avrà la possibilità di ascoltare musica dal vivo. Musica dal vivo però nei diversi generi, e questo è un altro aspetto importante da sottolineare, perché probabilmente ancora l'opinione comune è che il conservatorio sia dedito solamente allo studio di un repertorio di tradizione arroccato in questo passato. Assolutamente, intanto l'obiettivo è quello di certo portare avanti la tradizione, e il repertorio deve esserci, insomma è centrale, è il nostro patrimonio culturale. Esatto. Ma accanto a questo anche la presenza di, mi fa sorridere pensare di a nuovi generi musicali, perché se penso al jazz, sì, insomma, definirlo nuovo, insomma, vabbè. Però... E quindi ci sarà la possibilità proprio di assistere a una serie di spettacoli dal vivo, ad esempio Pescheria, il centro di arte visive, sarà dedicato alla musica jazz. Invece la Chiesa dell'Annunziata e il cortile di Palazzo Mazzolari Mosca vedrà esibirsi studenti con un repertorio che va dalla musica lirica, alla musica da camera, alla musica antica. E poi c'è anche uno spazio lasciato agli studenti, che è l'ingresso dell'Auditorium Pedrotti, è uno spazio proprio autogestito dagli studenti, quindi sono loro che hanno organizzato la propria scaletta musicale, e sarà una sorpresa per tutti quanti, compresi noi docenti. Allora, non c'è bisogno che prendete appunti a casa, già mi vedo qualcuno che scrive come faccio a ricordarmi tutta questa roba, prima di tutto perché poi questa trasmissione che in questo momento state vedendo in diretta va anche in replica oggi pomeriggio alle 16, poi alle 22 e poi volendo anche domani durante la giornata dell'Open Day, quelli che la vedranno domenica la vedranno Open Day già avvenuto, pazienza per loro.
loro, certo. Se non c'erano sapranno cosa si sono persi. Ma c'è un sito proprio dedicato, ed è importante dire che se volete avere tutto il programma bello preciso, ora per ora, luogo per luogo e tutto quello che serve, la cosa migliore è appunto visitare questo sito. Mi sono segnato Posso dirlo io? Allora, il sito è www.conservatoriorossini.it, c'è cioè una pagina dedicata interamente all'Open Day, dove si trova, sì, anche senza slash, nella home page, c'è il collegamento all'Open Day con gli orari e i vari appuntamenti. E lì trovate appunto gli appuntamenti di cui Maria Teresa ci ha appena parlato, questi appuntamenti live, che a questo punto è evidente, sono comunque dedicati alla città. Ci sono dei contingentamenti per quanto riguarda i posti? Ci sarà forse c'è qualcosa. Tutto un protocollo di sicurezza che viene rispettato, ovviamente insomma, è importante anche ringraziare il comune per la disponibilità a concedere questi spazi. Siamo città della musica, UNESCO, sì, infatti, non ci si assolutamente sì, però il protocollo è estremamente complesso, certo. Per cui tutto sarà fatto nel rispetto delle misure di sicurezza, ci saranno degli intervalli per la sanificazione, ci saranno ovviamente ci sarà il personale addetto al controllo, per cui in tutta sicurezza. E questi spettacoli sono anche possibili da vedere da casa? Allora, da casa invece la soluzione è un'altra che è stata ideata ed è tra l'altro non solo da casa ma anche per chi appunto gli spazi poi sono ristretti, contingentati, anche per chi è a passeggio per le vie della città. In Piazza del Popolo ci sarà un maxi schermo e sarà possibile vedere sul maxi schermo questa serie di concerti registrati. Appunto, io dicevo prima, essere contemporaneamente in sede e in presenza con la musica dal vivo che abbiamo citato prima, in sede grazie proprio a questa serie di concerti registrati dagli studenti nei giorni scorsi, e anche per questo insomma il maxi schermo è la possibilità di vederli da casa. Quindi per tutti coloro i quali non potranno recarsi a Pesaro, penso insomma anche all'importanza di coinvolgere il territorio in senso più ampio, anche comuni limitrofi, poter seguire tutte le attività e vedere che cosa il conservatorio offre. E pertanto ci sono tutta una serie di concerti previsti nel corso della giornata, comodamente anche a casa, anche per a poter casa. Visionare a meglio casa. Di così. Io so che tu hai portato e hai dato a disposizione la regia di alcuni filmati, non li vedremo tutti perché già stiamo consumando gran parte del nostro tempo, però lo stiamo consumando bene perché stiamo dando le indicazioni giuste, però intanto ne vediamo uno di questi filmati. Certo, assolutamente. Allora, chiediamo alla regia di vedere il primo dei filmati, così quello numero uno, e così poi lo commentiamo. A dire tutto. Ecco, questo era un esempio di quello che è la resa televisiva, perché questo è un altro degli elementi importanti, che il tutto viene ripreso ad altissima qualità, sia audio che video, per cui chi seguirà da casa o dagli schermi, non dico che riprodurrà fedelmente l'esperienza live, perché l'esperienza live, lo sappiamo, non è possibile da riprodurre, però avrà un buon sostitutivo in questa forma. Voglio ricordare anche che poi c'è un evento clou.
Sì, assolutamente. Allora, l'evento clou è il concerto serale delle 19:30, la Forma. L'Orchestra Filarmonica Marchigiana si esibirà in questo caso in diretta streaming dall'Auditorium Petrotti. E lo vedremo anche tra l'altro in diretta televisiva, Assolutamente in diretta Rossini TV. televisiva su Rossini TV. Alle 19:30 l'orchestra sarà diretta da due allievi del Conservatorio. In questa occasione questi due allievi sosterranno l'esame finale di compimento del loro percorso di studi. E Meraviglia. quindi sono Cioè, al centro sono gli studenti, e in questo Certo. caso tra l'altro con questa visibilità. E all'interno del programma, mi piace anche sottolineare un altro aspetto, ci sarà una prima esecuzione assoluta di un'opera di un studente recentemente diplomato del nostro conservatorio, Shiva Mukherjee. Mi perdonerà eventualmente se ho sbagliato la pronuncia, e avremo la possibilità di ascoltare alcuni brani tratti dalla sua opera Gianna, prima esecuzione assoluta. Vero. Quindi gli studenti sono ovviamente al centro, E così come deve certo. essere nell'Open Day. Mi piace anche sottolineare un altro aspetto, non so se ci sia il tempo di vedere un Di altro vedere un video video. sicuramente No, no, allora, sono mi ricollego a quello che succederà nel concerto serale. Nel concerto serale noi ascolteremo anche alcuni studenti del conservatorio, cioè insomma, diversi studenti. Tra gli studenti che ascolteremo, tra le voci, ci saranno due studenti che hanno appena ottenuto un importante riconoscimento al concorso di Spoleto. E accanto a loro, nel corso della giornata, sia nei concerti dal vivo sia nei concerti registrati, ci sarà la possibilità di ascoltare, ad esempio, Michele Rampino, il chitarrista che ha appena vinto il Premio Nazionale delle Arti, che è il premio, insomma, che viene bandito attualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca proprio per promuovere i talenti artistici. O ancora si ascolterà Marco Rizzello, che ha appena vinto una borsa di studio per trascorrere un periodo di formazione post-diploma alla Manhattan Music School. Se ritorna a quello che avevo detto all'inizio, gioco facile, dai, No, diciamocelo. gioco. Durante l'Open Day dell'università ascolterete l'arringa difensiva del neo laureato in giurisprudenza. Allora, senti, abbiamo niente, non abbiamo niente nel senso che siamo già un po' fuori, Ah, allora però solo un minuto, però devo dire una sì, cosa importante. i Visto, punti, hai sì. visto che Allora, l'Open Day l'Open Day, punti informativi in era presenza lì. sono fondamentali perché c'è la possibilità di parlare direttamente con lo staff del conservatorio, docenti amministrativi, comunque con lo staff del conservatorio per essere informati sul percorso di studi. Ma accanto ai punti informativi in presenza sono anche in questo caso pensati degli incontri online, ai quali ci si può iscrivere inviando una mail e porre tutta una serie di domande relativamente ai percorsi che il conservatorio offre, che non sono solo di interpretazione musicale, perché accanto abbiamo musica elettronica, discipline storiche, critiche analitiche della musica, didattica della musica, quindi veramente l'offerta formativa è ampia. Certo, ed è importante appunto segnalare che l'Open Day ha senso proprio perché avvicina, oltre che fare questo Sì, grande show, assolutamente sì, è avvicina fondamentale. alle nozioni. Allora Sì, ci sì, sono sì. queste doppie possibilità, c'è un codice da chiedere per partecipare alle sessioni, se non E sbaglio, basta inviare inviare una una mail, mail e come si sempre riceve. tutte le informazioni Esatto. sono sul sito. Sì. E ho ancora l'ultimo, Guarda, un un secondo secondo, perché questo è per fare importante per l'indossatrice. far capire, no, non voglio fare No, indossatrice assolutamente, scherzo. però per far capire anche qual è l'idea che si sta portando avanti, ossia gli studenti coinvolti in questo Attenta col progetto. microfono, Ops, ecco, esatto. ecco. Gli studenti coinvolti in questo progetto li riconoscerete per le vie della città perché appunto si lavora tutti insieme per la musica ed è stata pensata questa maglietta per rendere assolutamente visibile, insomma, la loro identità musicale, si intende. Domani è una grande giornata della musica, allora da non perdere, quando dico domani intendo il 22, sabato 22, lo dico per via Sì, del fatto che certo, delle vanno in repliche, replica e sennò assolutamente qualcuno non sì. capisce più, lo seguirete anche comunque attraverso le telecamere di Rossini TV, ma sicuramente nella giornata una bella passeggiata in centro per imbattersi nella musica dal vivo e nella musica rappresentata così bene come da tutti gli allievi del conservatorio, non capita tutti i giorni, per cui insomma Sì, fate in modo assolutamente. di Sì. esserci visto che capita.
Grazie mille. Grazie a te. Grazie per essere stata con noi, aver spiegato comunque e aver creato dell'attenzione, dell'interesse e soprattutto aver trasmesso questa grande passione, perché questa è la parte più importante di tutte e che noi tendiamo sempre a far arrivare a casa. Grazie a tutti per essere stati con noi, abbiamo un po' sforato ma probabilmente ne valeva la pena, grazie. Grazie. E ci vediamo lunedì con la ripresa delle dirette di Casa Rossini. Voi comunque restate sempre collegati con i programmi di Rossini TV e siamo certi che non ve ne pentirete. Grazie a tutti, buon fine settimana e buon Open Day. Grazie.